Saluti a tutte le signorine da Firenze. Allora, il mondo, domenica 27 giugno. Allora, siede a mattina e siamo già pronti. Anzi, onti. Cazzo che sono che ho. Dai, si arrivi a Firenze oggi. E finisce la via dei dei. Per tutto il mondo, gnegne, e io qua. Mamma mia che sono, che ho cazzo. Vediamo se finisce a Crotone. San Piero Sieve, in altri 20, 25, 30 km la si è fatta, anzi come che dice qua, la si è fatta, per tutto il mondo gnegne e in marcia, gnegne, vedete Toscani. Allora il mondo, allora, dopo 130 km, dopo oltre 3.000 metri di dislivello, dopo oltre 7.000 bestemmie al minuto, mia Xina, fammi vedere Xina, se vuoi bugiare, dice che sono bugiaro. Eccola qua. Mamma mia, io che ho messo il cassonetto, tutto buttarla via. Ci ho pensato varie volte. Allora, mua Xina, eccone qua, Firenze. Piazza della Signoria, dobbiamo vedere Piazza della Signoria, se noi bugiari dice che sono bugiaro. Madonna, sono ridotto una merda, cazzo. Mamma mia, te si più o meno come che te si partiva allora. Anche a Xina si è ridotta una merda, fammi la vedere. Eccola qua, non so se si vede. Buon signore, signori, sono disintegrato. Quindi,
saluti e gnegne il volo a tutti quelli che mi hanno spronato e aiutato a fare questo cammino, la via dei dei, da Bologna a Firenze. Allora, i fiori del ciclo Europa Cervellin, i colleghi del lavoro, gli amici di tutta la vita, Toldo e Totò, il fratello del peggiore, ma anche del migliore, un gnegne il peggiore, al Peipei, dopo a tutta la gente che ho conosciuto durante questo cammino, Irene, Claudia, Chiara, e Elisa, non, cazzo, Omero, Daniele, Luca, etc, non me li ricordo tutti, e un gnegne alle mie gnegne Angels, la Mora, la Rossa e la Bionda, grazie Stelle, e un gnegne alle Rede, Daniel, bestia anche a te, cazzo, ho seguito consigli. Quindi signori, adesso non che famo più a parlare, grazie alle ferrovie dello Stato impiegherò 7-8 ore a tornare, dai 3-5 cambi, vedremo, quindi patate del mondo, gne, 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 e au revoir. Ah, ho in mente di fare un'altra robetta subito, però è un poco pericolosa, quindi non so. Oh signore, come scusi? Ricordati che devi morire! Non ho capito. Ricordati che devi morire! Ah beh no, allora è fermo, quindi in campana, patate del mondo un'altra volta, gne, gne, e au revoir. Prima di partire per questo cammino di pace che avrebbe fatto bestemmiare anche il Dalai Lama, mi sono documentato moltissimo. Ho visto tanti video e tanti video terminavano così, con il viandante di turno che mentre tornava a casa in treno guardava fuori dal finestrino ed era assorto nei suoi pensieri più profondi. Quindi ho pensato, quasi quasi lo faccio anche moi. Ed eccomi qua, di ritorno a casa, cercando di risolvere i grandi dilemmi della vita. La domanda a cui non riesco a trovare risposta è: perché i negozi aperti 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, hanno porte e serrature? Poi, oltre a ricordarmi che qualche fenomeno dice che mi diverto solo se faccio fatica, mi sono ricordato che non ho salutato un po' di persone, tipo Luciano, Yuri, Nicolò, Massimo, Serena, Vanessa, Veronica, etc. Per quanto riguarda il cammino, la via degli dei, le riflessioni sono queste. Oh, la mia cara amata Xina, da lei ho imparato cos'è l'amore. L'amore vero non è completarsi l'un l'altro, ma l'amore vero è condivisione. In questi 130 chilometri, un po' lei ha portato moi e un po' moi ha portato lei. Un'altra grande riflessione sulla via degli dei è: mamma mia, quanta fatica, volevo dire fatica. Nye 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 n